Buonasera, benvenuti. Eccoci, mi hanno aperto il microfono. Buonasera, grazie, benvenuti al secondo appuntamento di Jazz on the Road. Grazie mille di essere qua con noi stasera. Non so se qualcuno è già alla seconda serata, grazie due volte. Prima di iniziare quindi a raccontarvi quello che sarà questa sera, chiamo sul palco con me Francesco Schettino per un ringraziamento particolare. Ci teniamo a farlo e lo facciamo prima di dire altre cose. Francesco, grazie. Sì, buonasera a tutti, benvenuti alla seconda serata di Jazz on the Road. Noi come ogni anno abbiamo questo compito di presentare una realtà di Brescia molto molto importante, con la quale collaboriamo e sosteniamo da credo ormai molti anni, che è la Fondazione Ant. Per chi non la conoscesse, la Fondazione Ant è una importantissima realtà che da molti anni svolge un ruolo fondamentale nella nostra comunità attraverso proprio il lavoro incrociato di medici e infermieri specializzati in medicina palliativa e tutta una catena di volontari molto importante che rendono possibile proprio la cura della malattia tumorale, quindi dei malati oncologici presso le proprie abitazioni. Quindi è un ruolo molto molto importante ed è per questo che noi come associazione e ogni anno diamo parte diamo un contributo sempre alla fondazione e chiediamo anche ai partecipanti al festival, a maggior ragione oggi che sono appunto concerti che riusciamo a offrirvi gratuitamente, di magari mettervi la mano sul cuore e di dare un contributo anche voi a sostenere questa realtà che serve a tutti. Ci tenevamo particolar modo quest'anno perché anche i medici, gli infermieri dell'ANT e anche i volontari in un periodo brutto come quello che abbiamo appena vissuto come lockdown hanno svolto un grandissimo ruolo di contenimento. Voi sapete che gli ospedali erano carichi, a un certo punto proprio per questa gravissima epidemia hanno dovuto sospendere tutta un'altra serie di attività, ovviamente di assistenza sanitaria, quindi anche quella oncologica, e quindi era chiesto ai medici e ai infermieri dell'ANT di fare proprio operazioni di contenimento, cercare proprio di assistere il più possibile anche le persone a casa per cercare di evitare contatti il più possibile tra persone ovviamente con patologie che potevano esporli a maggior rischio di infezione da Covid. Quindi insomma per me, io non parlo di eroi perché chiaramente ognuno svolge il suo ruolo, ma credo che sicuramente i medici e gli infermieri oggi come oggi va tributato un grandissimo applauso e noi siamo con loro in tutto e per tutto. Quindi grazie Fondazione Ant, grazie ai medici e buon ascolto a tutti. Ritorna Federico a raccontarvi un po' della serata. Grazie. Grazie Francesco.
Ah, se volete lì c'è il tavolo dell'Ant, poi potete anche, quando uscite, già uscite, vi dico già che l'ingresso e l'uscita è alla vostra sinistra, questo per rispettare le normative che ci sono imposte sul pubblico spettacolo. Io vi devo dire solo, questa maglietta che indosso, la indosso per pubblicità, la trovate a quel desk, e questa maglietta insieme alla mascherina sostiene un progetto di Jason The Road, che è stata la prima serata del festival, è un progetto che lega le due città, Bergamo e Brescia, per la città della cultura, con la musica, e ieri sera è stata la prima, quindi la raccolta fondi sosterrà questo gruppo di ieri sera Reizia, con un lavoro discografico e un album dedicato appunto in questo periodo pandemico delle due città, Bergamo e Brescia. L'altro appuntamento che voglio consigliarvi, sabato mattina alle ore 11, perché è un po', diciamo, un fuori festival, è un appuntamento importante con la presentazione del libro di Claudio Fasoli al Bar Alma in via Pusterla, lo trovate anche sui social di Jason The Road o sul sito, e quindi un incontro con un grandissimo sassofonista la mattina, e faremo delle chiacchiere insieme, e faremo una colazione insieme, e poi la sera ci sarà il suo concerto. Detto questo, io passo a presentarvi il gruppo di questa sera, che anch'esso questo progetto si lega un po' a quello che è successo in questo senso. Il progetto è dedicato a un dedicato, è costruito attorno a questa storia di Luis Sepúlveda. Come sapete, Sepúlveda ci ha lasciato proprio per Covid, e quindi a lui oggi lo ricordiamo, e penso che faccia molto piacere anche a Simone portarlo, questo suo progetto, Simone Graziano, questa sera, e omaggiare quindi Luis Sepúlveda in questo racconto. Vi costruirà la storia di questo disco, che è dedicato alla lentezza, questo gruppo meraviglioso che adesso vi presento. Quindi, Enrico Morello alla batteria. Ok, abbiamo un fuori programma, e sono bellissimi i fuori programma, così almeno abbiamo un inizio solo di Simone Graziano. Quindi, pertanto, io ringrazio Simone Graziano, e vi posso anche dire, visto che è un fuori programma, che è stato da poco rieletto come presidente dei musicisti jazz italiani. Dico solo questo perché in questo periodo di mesi di lockdown sono state innumerevoli le sue fatiche che ha fatto come rappresentante di una categoria, a tenere le redini di una dimensione che a volte è uscita anche dai binari. Simone Graziano, vieni pure sul palco. Grazie mille, perché se lo merita, ed è stato rieletto, ne parlavamo prima, appunto per questo motivo. Io vi lascio al suo solo, al suo live, al suo concerto, lui vi racconterà di questo meraviglioso progetto. Grazie mille a tutti voi, buona serata. Buonasera a tutti. Questo è il mio primo concerto post. E quindi ho pensato di fare una cosa che appunto è un fuori programma, come diceva Federico. Se c'è una cosa che in questo periodo abbiamo capito è che si sta meglio tutti insieme. Allora, in virtù di questa affermazione, vorrei che l'inizio di questo concerto lo facessimo appunto tutti insieme. E che quindi vorrei che, anziché stare lì in panciolle a ascoltare, partecipaste attivamente all'inizio di questo concerto. Quindi dovreste cantare con me una melodia molto semplice, che nel primo pezzo che suonerò con voi ritornerà. E tornerà all'inizio, a metà e sicuramente alla fine, momento in cui poi entreranno anche Enrico e Francesco. Ve la faccio sentire, è molto semplice, è una melodia molto semplice.
Bravissimi. Enrico Morello alla batteria. Francesco Ponticelli al contrabbasso. Grazie di averci aiutato a voi in questo inizio. E il primo brano che abbiamo suonato era Accident, tutto il repertorio, tranne il brano che stiamo per andare a suonare, fa parte di un album che si chiama Snail Space, e che significa a passi di lumaca, e che è dedicato appunto, come diceva Federico all'inizio, a un libro di Luis Sepúlveda che si chiama La lumaca che imparò il senso della lentezza, ed è una storia insomma di questa lumaca che viaggia per cercare di capire qual è il senso dell'andare così lento. È un disco dedicato alla lentezza, non ovviamente nella misura in cui sono tutti pensi lenti, anzi assolutamente, ma la lentezza come il prendersi il tempo per scrivere della musica, per fare qualcosa che sia specchio insomma, di quello che siamo, e non dover essere vittima del sistema diciamo discografico o comunque manageriale che ti imporrebbe di fare un disco l'anno, laddove magari non si ha sempre questa esigenza di fare così tanto, e quindi invece prendersi il tempo necessario per fare qualcosa che sia effettivamente specchio di ciò che si sente. E quindi continuiamo con un altro brano che invece si chiama Starlette, e niente. Thank you.
Grazie, questo era July 2015, era una canzone di amore dedicata alla mia ex fidanzata, con cui per fortuna è finita, insomma. E, proseguiamo con un altro brano di musica. La battuta che faccio sempre non fa mai ridere nessuno, perché uno dovrebbe pensare, ma prima chi era? Insomma, comunque vabbè, altro brano di musica, Ponticelli mi guarda malissimo, Francesco Ponticelli al contrabbasso, ancora. E, questo brano invece si chiama Aleph ed è dedicato a, ad un racconto di Borges, tratto da Finzioni, no, che non mi veniva in mente il nome, diceva, no, faccio una figuraccia, faccio finta di essere quello colto, ho letto 3 libri, però già, ho letto Sepulveda, Borges, La Divina Commedia, ma non ricordo molto bene. Comunque, insomma, questo libro di Borges, molto bello, che si chiama Finzioni, cioè questo racconto, che è appunto Aleph, dove si narra che quest'uomo scende in questa cantina e mentre scende nella cantina vede nelle scale un piccolo buco, un piccolissimo buco, e dentro questo buco vede questo colore azzurro intensissimo, questo blu profondissimo, e realizza e vede in questo l'inizio e la fine del tutto, che si chiama appunto Aleph, che dal sanscrito vuol dire che è la prima lettera dell'alfabeto, ma che è anche il primo vagito che emette l'essere umano quando viene al mondo. E quindi su questa suggestione ho scritto questo brano che appunto si chiama Aleph. Grazie.
Bene, vi lasciamo con l'ultimo brano, vi ripresento ancora questi fantastici musicisti e amici che hanno condiviso con me questa tributo di nuovo, sono qui da voi in questo posto veramente bellissimo, di nuovo Enrico Morello alla batteria, Francesco Ponticelli al contrabbasso, grazie a Federico e a Francesco per averci invitato stasera. Insomma, è inutile che ve lo dica, ma forse invece non lo è tanto inutile. Suonare dal vivo è una cosa bellissima. È bellissimo che voi siate qui, è bellissimo questa cosa. Perché mi è capitato di fare dei concerti in streaming in questo periodo. E devo ammettere che è un'esperienza davvero strana, nel senso che comunque la performance rimane la stessa, quindi l'energia che si mette, che almeno l'esecutore mette, è la stessa, solo che davanti c'è una telecamera, un pallino grigio che ti guarda
e non, alla fine del pezzo non esiste niente, non c'è nessuna comunicazione. E quindi per me è una fonte di angoscia notevole, perché è come se appunto uno parla per mezz'ora, poi davanti c'è un muro, la sensazione è poi quella. Mentre invece insomma tornare stasera a suonare per un pubblico vero è proprio una cosa bellissima, ed è il motivo per cui mi rendo conto, insomma, ho deciso di fare questo lavoro. Quindi grazie a tutti voi. Vi lasciamo con questo brano che invece ha una storia particolare. Si chiama Tbilisi, l'ho scritto quando appunto, guarda caso, era Tbilisi. È tutto giocato su due note, fa diesis e si, perché ero a Tbilisi in questo conservatorio e c'erano 10 gradi sotto zero, chiesi un'aula per studiare, era l'unica cosa che si poteva fare perché fuori faceva un freddo pazzesco. Andai in questa aula che era enorme, siccome ero docente al conservatorio, insomma, ho trattato con tutti i crismi del caso. Entro in questa stanza grandissima e davanti a me ci sono questi due enormi pianoforti neri. Il preside era tutto fiero di queste grandi pianoforti. Mi dice in una lingua che doveva essere una sorta di inglese: fai quello che vuoi. Io mi avvicino al primo, c'è scritto Apollo. Tiro su. Non c'era nemmeno la tastiera, era una scheda richiusa, erano tutti i tasti distrutti, tutti rotti, insomma, scheda richiusa. Dico, bene, va bene. Apro quell'altro, tutto perfetto. Tutta tastiera, ok, che suono un po'. Tranne a un certo punto due note, che erano il fa diesis e il si, che non so cosa ci avessero fatto dentro, probabilmente avevamo tagliato le corde, ci avevamo messo, non so, le fuse, non so, però era un suono veramente terribile, cioè una cosa proprio agghiacciante, insomma, un suono brutto. E quindi ho passato, ho detto, essendo un po' perverso, mi sono detto, mi passo una mezz'oretta a suonare solo queste note, che sono per mezz'ora queste due note, fa diesis e si. Il pezzo che suoneremo dura più o meno 45 minuti, è solo su queste due note, che si chiama Tbilisi. Grazie.
Facciamo un pezzo allegro ora. Si chiama Emicrania. Si chiama così perché soffro di questo. Soffrivo, insomma, ora molto meno, però comunque, insomma, soffrivo di questo malessere. E quindi c'è questo libro di Oliver Sacks che parla, è il terzo libro che ho letto, che parla di appunto di questa emicrania, di come se ne esce. Ed è uno studio veramente pazzesco su tutti i sintomi prodromici dell'attacco, durante l'attacco e post-attacco. E siccome è uno studio veramente interessante, insomma, e siccome ne soffro, ho pensato, vabbè, allora proviamo a usare la musica come terapia, quindi proviamo a scrivere un pezzo che racconti un po' quello che è il momento dell'emicrania, prima quando senti che sta arrivando, poi quando ce l'hai, poi quando pensi che sia finito, e poi insomma quando invece finalmente se ne va. E quindi, appunto, emicrania.